La pioggia non ferma il comizio di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, all'Aquila per sostenere Pierluigi Biondi. Sono i giorni dei big, prima del voto di domenica. Sul palco, in Piazza Duomo, davanti a simpatizzanti, curiosi e candidati, la Meloni sale sul palco assieme ai vertici del centrodestra. C'è tempo anche per ascoltare i problemi della gente. Qualcuno si ferma e le chiede cosa faranno per il lavoro, altri la fermano per il classico selfie, lei disponibile con tutti. Penso che si andrà al secondo turno, dice la Meloni rispondendo ai giornalisti. La partita per noi, a differenza di quello che dice il PD, è tutta da giocare. Beh, se nel caso in cui Biondi vinca il primo turno, sì, altrimenti no. Penso che si andrà al secondo turno e noi pensiamo che al di là di quello, cioè, che dicono quelli del PD, ci sia una partita tutta da giocare su questo territorio, che per noi è un territorio simbolico. Poi abbiamo candidato una persona che è il simbolo stesso di una ricostruzione necessaria, tardiva, è una persona concreta, non ideologica, capace di dare delle risposte a questa terra che ha bisogno di visione. Ricorderete i famosi fondi Meloni, qualcuno la incalza sul tema e lei risponde così. Poi l'avvento di governi che hanno fatto tutto fuorché l'interesse degli italiani e un'amministrazione che mi pare di capire, nonostante le risorse si siano investite, ad oggi ancora insomma, le continua a spendere con estrema lungaggine, questo purtroppo non dipende da noi, anzi noi candidiamo Biondi, sosteniamo Biondi proprio nella speranza che le risorse che ci sono e che quelle che possono arrivare vengano gestite con un minimo di celerità. Ricostruzione poi e progetto case. Basta guardare, afferma la Meloni, la differenza tra il terremoto dell'Aquila del 2009 e quello più recente del centro Italia. Guardi, a me pare un dato di fatto adesso, senza voler fare particolare, diciamo così, autoesaltazione, che se guardiamo anche a quello che è accaduto in questi mesi con il terremoto di 8 mesi fa del centro Italia, i tempi della ricostruzione del 2009 o comunque almeno non della ricostruzione ma di dare una soluzione per 40-50 mila famiglie che al tempo furono sistemate in 6 mesi, qui in 6 mesi non sono riusciti a consegnare 100 casette ad Amatrice perché sono in altre faccende affaccendati.